dopo la finale di Pistoia, dove ci siamo classificati al secondo posto, senz'altro abbiamo vissuto un grande momento di gratificazione e automaticamente dovremo ricominciare un percorso. Così abbiamo optato per un nuovo campionato, è un campionato legato alla WISP, dove ci saranno comunque 8 squadre, che si svolgerà in maniera terza, ma dove tutti, senza limite di punteggio per la disabilità riportata dall'atleta, potranno giocare. E come tutti gli anni, tante difficoltà sorgono intorno a noi. La maggiore è quella di riuscire ad organizzare con le persone a nostra disposizione a livello proprio organizzativo, quindi gli accompagnatori, i dirigenti, le persone che ci seguono da vicino, le trasferte, le partite in casa, i momenti di insieme. Tutto questo chiaramente il grande aiuto è sempre dato dalla Menarini Farmaceutica, che anche per quest'anno ci rinnova il loro sostegno come sponsorizzazione. Menarini Golpi Rosse, tre obiettivi fondamentali per la stagione 2016-2017. Squadra giovanile, nuovo campionato WISP. Obiettivo numero 2, una grande Serie B, dove l'arrivo di alcuni giovani come Kevin, questa è una cosa bellissima, che giocherà insieme al padre, Kevin Giustino e Gennaro Giustino, dopo anni, la prima partita insieme nella Serie B, di Samuele Cini, oramai stabile anche in nazionale, per fare un campionato che ci porti a lottare nei primi posti del girone e alle fasi finali, possibilmente. Terzo obiettivo, quello di riuscire a pubblicare, per portare i nostri progetti nelle scuole come portiamo da anni, un libro fatto dai nostri premi letterari più il premio di illustrazioni degli anni precedenti, che hanno avuto un grande successo e che adesso potrebbe essere una raccolta per gli alunni delle scuole, per gli alunni più piccoli delle scuole. Saluto con il cuore e con l'aspetto proprio sportivo il lavoro dei ragazzi, nonché giornalisti, di Basket Blog, che ci seguono sempre da vicino e ci danno una mano a divulgare non solo l'aspetto sportivo agonistico dei nostri atleti e delle nostre squadre, ma anche l'aspetto del movimento che noi stiamo cercando di portare a Firenze in Toscana da 11 anni a questa parte. Grazie ragazzi!